Durante la durata degli alpini tra il 10 e il 12 maggio, le palestre delle scuole di Piacenza fungeranno da deposito per le bande e le orchestre che animeranno la città. Custodiranno gli strumenti musicali e tutto il necessario. Lo annuncia l'assessore Sergio Bursi, che fotografa ai microfoni di Telelibertà lo stato di salute delle palestre della provincia, tra cui le tre in affitto alla Vittorino in via 10 Giugno e al Chiope. Al momento l'unica criticità è il Mattei di Fiorenzuola, il maltempo ha rinviato l'inizio dei lavori per la nuova struttura. Il cantiere dovrebbe terminare a fine anno per un importo di 1.600.000 euro. Come palestre siamo autosufficienti, nel senso che con quelle tre palestre che abbiamo affittato dove siamo a posto e sono tutte in uno stato di manutenzione buono e interveniamo quando si deve e quando ci chiamano e sono utilizzabili in condizioni di sicurezza. Il maltempo non ha creato problemi in Per queste. ora che mi risulti no, penso, per ora non mi risulta che il maltempo abbia creato problemi. Crea problemi alla palestra di Firenze il fatto di aver rimandato ancora l'inizio dei lavori perché è logico che non si può entrare a fare delle fondamenta in un momento come questo con tutte le piogge che ci sono state. Ecco, quello è l'unico motivo di preoccupazione che può esserci quello per quello che riguarda la palestra del Mattei.